Buonasera, buonasera da Onda Regì, in primo piano l'avete sentito nell'anteprima la cronaca, auto in fiamme e tragedia sfiorata. Nella notte a Bagnaturo di Prato La Peligna l'ipotesi è quella di una diatriba familiare. So chi è stato, così si è sfogato il proprietario della vettura data alle fiamme. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sulmona. L'incendio ha minacciato le abitazioni. Vediamo tutto che cosa è successo nel nostro servizio. Auto a fuoco nella notte in via San Pietro di Bagnaturo. Intorno alle 4 una Fiat 500L parcheggiata lungo il viale è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora da accertare. A dare l'allarme sul centralino di emergenza del 115 sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver avvertito il rumore delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per spegnere l'incendio. Le fiamme hanno interessato anche i fili dell'energia elettrica, mandando in blackout l'intero quartiere, oltre al garage dove era parcheggiata una bombola del gas. Poteva insomma finire in tragedia. Sono in corso gli accertamenti della compagnia dei carabinieri di Sulmona, intervenuta sul posto per i rilievi di rito, da chiarire la natura del rogo, anche se, viste le circostanze temporali e non solo, ci sarebbero pochi dubbi. Si ipotizza un'azione dolosa. I militari hanno sentito il proprietario del mezzo distrutto dalle fiamme per acquisire le prime informazioni. L'uomo sarebbe già stato minacciato nell'ultimo periodo. Al vaglio anche le telecamere posizionate nell'area della badia e nelle zone d'ingresso. Ci sarebbero sospetti, indizi specifici sui possibili autori dell'atto incendiario. Si tratta di vigliacchi che non hanno il coraggio di affrontare direttamente le persone, si sfoga la vittima dell'incendio. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di una faida familiare. Che non hanno il coraggio di affrontarti con dei bambini piccolini dentro, sono proprio dei pezzi di merda. Non mandate le persone, mettete di persone se avete le palle. Ora la cronaca ci porta a Pescara per la vicenda del 54enne tifoso del Sulmona Calcio morto nella cucina della sua abitazione. La Procura della Repubblica, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo sul caso e ha ordinato la ricognizione cadaverica attesa per i funerali. Sentiamo nel nostro servizio. La Procura della Repubblica di Pescara ha ordinato accertamenti sulla morte di Domenico Battaglini, 54enne di Pacentro, trovato senza vita nella cucina della sua abitazione a seguito di un infarto. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo come atto dovuto. Nelle prossime ore deciderà se svolgere o meno l'autopsia. Per il momento si sta esaminando la relazione svolta da Polizia e Carabinieri e dal medico della ASL al fine di non lasciare nulla di intentato. Battaglini, stando alle prime risultanze, è morto a causa di un infarto. Infarto. Non è chiaro se, come riferito dagli amici, soffriva di ipertensione al punto da modificare recentemente la terapia. A trovarlo riverso a terra, privo della vita in cucina, sono stati i vigili del fuoco, allertati sul numero di emergenza, poiché il 54enne non rispondeva al telefono né dava notizie di sé. Il funerale si svolgerà probabilmente a Sulmona, città dove tornava quasi ogni fine settimana. Qui vive il padre, consigliere del centro sociale anziani. Battaglini, operaio della Fater di Pescara, era appassionato di calcio peligno, tifoso biancorosso, viveva da solo, non aveva figli. Non si svolgerà quindi l'autopsia, ma solo una ricognizione cadaverica come da prassi. Le esequie devono ancora essere fissate. Con la cronaca giudiziaria torniamo in Valle Peligna. Violenza sessuale in una villa. Arriverà il prossimo 13 febbraio la sentenza per il vicino di casa della vittima. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Sarà pronunciata il prossimo 13 febbraio la sentenza a carico di un 47enne residente a Sulmona, finito sotto processo per la presunta violenza sessuale nei confronti di una vicina di casa di 22 anni. A fissare la data è stato il collegio giudicante del Tribunale di Sulmona, presieduto dal giudice Pier Filippo Mazzagreco, nel corso dell'udienza celebrata nella giornata di ieri. Una vicenda delicata che risale a febbraio 2021. Dagli atti d'indagine è venuto fuori che il 47enne, a fronte di un diniego manifestato dalla giovane, con violenza consistita nel sollevarla di peso, nel porla sul tavolo della cucina, nel toglierle con forza i leggings, la costringeva a subire atti sessuali. In più le provocava un trauma cranico-facciale giudicato guaribile in 20 giorni di prognosi. Sempre secondo l'imputazione, il 47enne, al fine di trarne profitto, si sarebbe impossessato del telefono cellulare della giovane, che è stato sequestrato dalla polizia nel corso della perquisizione domiciliare a carico dell'imputato, assieme a una sostanza stupefacente contenuta
contenuta in un barattolo di vetro, rinvenuta nella villa dove era avvenuto il fatto. Dal canto suo il 47enne ha legato ogni forma di violenza, anche le lesioni. Il processo si chiuderà il 13 febbraio, quando davanti ai giudici del collegio dovranno sfilare i genitori della ragazza e l'ex dirigente del commissariato di polizia, Antonio Scialdone, che curò l'attività di indagine. E ancora cronaca, si ferì nello scoppio del petardo la notte di Capodanno, dimesso dall'ospedale di Sulmona il ventenne romano, in salvo alla fine due dita della mano destra. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Torna a casa il ventenne romano ferito nello scoppio del petardo a Pacentro la notte di Capodanno. I medici del reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Sulmona lo hanno dimesso a domicilio al termine di una degenza durata all'incirca 10 giorni. L'intervento eseguito dall'equipe diretta dal primario facente funzioni Fabio Lombardi ha permesso di limitare al minimo tutti i danni e di mettere in salvo il primo e il quinto dito della mano destra. Medicazioni e trattamenti hanno inoltre scongiurato l'amputazione dell'arto, la possibile infezione da polvere da sparo. Le condizioni del ventenne sono quindi pressoché buone. Il giovanissimo romano dovrà ora intraprendere un percorso specifico per rafforzare la presa dell'arto con le sole 2 dita a disposizione. Il grave incidente di Capodanno ha avuto insomma un epilogo meno drammatico di come si pensava. Resta il fatto che sulla vicenda si stanno svolgendo gli accertamenti dei carabinieri chiamati a verificare la provenienza del botto e la filiera della commercializzazione. Il ventenne è stato inoltre multato per aver scoppiato il petardo in spregio all'ordinanza sindacale. E intanto a Sulmona riapre il palazzetto dello sport di via 25 Aprile, che era stato assaltato dai vandali a fine dicembre. Sentiamo. Riapre il palazzetto dello sport di via 25 Aprile a Sulmona dopo la visita dei vandali che risale allo scorso 29 dicembre. Il comune di Sulmona, al fine di restituire la struttura alle società sportive, ha provveduto alle operazioni di riparazione e interdetto l'area dove si erano registrati ingenti danni. In particolare erano stati divelti i pannelli del controsoffitto all'interno degli spogliatoi. La stessa area riservata agli atleti all'interno della struttura è risultata allagata, con docce e rubinetti lasciati aperti in orario notturno, un atto vandalico che secondo il comune è stato posto in essere da persone che non hanno nulla a che vedere con le società sportive che quotidianamente fruiscono della struttura. Sulla vicenda sarà presentata una denuncia contro ignoti. Intanto la struttura, dopo alcuni lavori, è stata riaperta. Non potevamo lasciare gli atleti senza il palazzetto, abbiamo interdetto solo una porzione dello stesso che riguarda gli spogliatoi, riferisce l'assessore comunale a ramo Elio Accardo, che a breve varerà il piano di riqualificazione degli impianti sportivi. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Quando abbiamo pensato a Parco del Gusto, la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio. Difatti, la struttura, oltre ad essere completamente in legno, ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici. Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a COP ANSAPE Terra Antica, in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della Regione Abruzzo. La nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia, locali, che sono in grado di raccontare il nostro territorio. Dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche e agricole della nostra valle, come i legumi, cereali, farine, per passare poi alle paste, le trafilate in bronzo, le produzioni artigianali, ecco, questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto. Parco del Gusto, all'interno del centro agroalimentare ANSAPE Terra Antica di Raiano, propone quotidianamente tutte le nostre produzioni, dall'olio extravergine d'oliva della varietà Rustica e Gentile, fino alle produzioni lattiero-caseari. Per chi volesse venirci a trovare, Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare ANSAPE Terra Antica, statale 5 Raiano. Parco del Gusto, dove il prodotto che ci è più a cuore è il nostro territorio.
Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. È fondamentale riposare bene. La serenità della vita dipende anche dalla qualità del sonno che va ricercata nella rete, nel materasso e nel guanciale. La scelta del nostro sistema di riposo va fatta con cura. Deve adattarsi alle nostre caratteristiche ed essere realizzato con materiali di qualità. Affidati a Semiflex, fabbrica materassi artigianali, memory, in lana e a molle, reti e doghe anche motorizzate, lavaggio lana e inoltre lavori di tappezzeria per ridare nuova vita a sedie, poltrone e divani. Semiflex è da sempre alla ricerca di soluzioni all'avanguardia, mescolando innovazione e tradizione. Fabbrica e showroom in via Alessandro Volta, zona industriale, Raiano. Pranzo o a cena, ristorante pizzeria La Vigna, via Cerrano, Prato La Peligna. Lavorare con passione, è questo il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla posa in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorazione legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale. 347-588-7107. LPG Legno, la tradizione artigiana incontra l'innovazione quotidiana. Seconda parte, ripartiamo dalla sanità con l'ospedale di Sulmona in attesa dei primari. L'ASL nomina le commissioni giudicatrici per il punto nascita di Sulmona e per la medicina del nosocomio di Castel di Sangro. Facciamo il punto nel nostro servizio. Passo lento ma in avanti per la nomina dei primari negli ospedali di Sulmona e Castel di Sangro. L'ASL ha proceduto con apposita deliberazione del direttore generale Ferdinando Romano a designare la commissione giudicatrice che dovrà portare avanti le procedure selettive e conferire l'incarico di direzione quinquennale. La delibera riguarda la medicina dell'ospedale di Castel di Sangro, dove sono in corsa per un posto da primario i medici Luca Chicchiarelli, Angela Ciamei, Gian Berardino Ciarrocchi, Valentino Di Tommaso, Giovanni Italiano, Federico Stocchi. Altri 5 sanitari si contendono la nomina per la direzione di ostetrice e ginecologia dell'ospedale dell'Annunziata a Sulmona. Si tratta di Cosma Cosenza, Salvatore Esposito, Gabriele Iannemma, Alessandra Ricciardulli, Anna Maria Stammitti. Le procedure di reclutamento dei primari sono in corso anche per le unità operative di ortopedia e traumatologia, anestesia e rianimazione e cardiologia UTIC dell'ospedale Peligno, per i quali si attendono ancora le determinazioni aziendali. Una sanità allo stremo in alto
Alto Sangro con la carenza dell'ambulanza medicalizzare del servizio di guardia medica, soprattutto a Pescasseroli, il capoluogo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Per questo nel pomeriggio la CGIL della provincia dell'Aquila ha chiesto un tavolo di confronto con il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, la presenza dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e della direzione generale della ASL Avezzano Sumona L'Aquila per colmare questo vulnus e affrontare di petto una situazione che sta mandando in ginocchio la popolazione. Nei giorni scorsi il sindacato aveva raccolto 500 firme e aveva promosso una manifestazione di protesta. Cambiamo argomento, torniamo a Sulmona per parlare del canile comunale di Noce Mattei con il nuovo gestore che supera l'esame e scattato un nuovo sopralluogo sul posto. Sentiamo nel servizio. Il sopralluogo nel canile comunale smentisce nella loro totalità lamentele e azioni propalate nei giorni scorsi da alcuni cittadini attraverso i social. A seguito di tali segnalazioni sullo stato del canile, il sindaco Gianfranco Di Piero il 2 gennaio scorso si è subito attivato chiedendo un immediato sopralluogo nel canile. Il sopralluogo effettuato il 4 gennaio dal dirigente veterinario dottore Marco Amicarella e dal tecnico della prevenzione Claudio Amoroso, la presenza del comandante di polizia locale Domenico Giannetta, del vicecomandante Paolo Lagatta, del personale della ditta Confarmarm, ha accertato la normalità della situazione del canile, quindi l'infondatezza assoluta delle segnalazioni. Nel sopralluogo è stata infatti visitata l'intera struttura, rilevando le normali attività di governo degli animali e gestioni del canile. In particolare gli operai stavano ultimando le operazioni di lavaggio e pulizia delle aree recintate dove sono ospitati i cani. Buono è risultato anche lo stato di nutrizione e sanitario dei cani, che durante il sopralluogo hanno mostrato una costante reattività alla presenza di estranei con volontà di contatto quando ci si approssimava alle recensioni. Tutti gli animali alloggiati nei box non presentano segni riferibili a morsicature recenti o altre lesioni di natura traumatica. Tutti i cani dispongono di rialzo da terra o cuccia per il riposo. In alcuni ricoveri sono presenti anche coperte. Pur non prescritte dalla normativa su benessere animale, potrebbero costituire un beneficio se correttamente impiegate. L'ingresso della struttura è apposto un cartello ben visibile con gli orari di visita e il recapito telefonico da contattare. E ora con le nostre telecamere ci spostiamo ad Avezzano per parlare del progetto di riqualificazione messo in campo dal Comune. Un 2023 pieno di dati significativi, l'avete illustrato in 12 slide, un modo per raccontare quello che è stato fatto qui ad Avezzano, e c'è stato un contributo importante del PNRR, fondi che il Comune è stato capace di intercettare. Beh sì, devo dire, grazie a una squadra e alla sinergia di tutto il Consiglio Comunale, dei dirigenti e della Giunta, che è rimasta sempre coesa e soprattutto determinata a lavorare insieme. Quindi questa è la parola d'ordine di questa amministrazione. Siamo riusciti a ottenere 24 milioni dal PNRR, altri fondi dall'Ufficio per la ricostruzione. Praticamente abbiamo invertito la tendenza, noi ad Avezzano costruiamo non solo scuole, ma costruiamo anche asili nido per rimetterli a disposizione proprio dei cittadini e tutti coloro che vogliono venire ad abitare ad Avezzano, quale città con le scuole più sicure d'Abruzzo e soprattutto anche con un verde eccezionale e con dei parchi giochi proprio dedicati ai ragazzi. E poi nel nuovo anno ci saranno due novità importanti per i cittadini di Avezzano: un grande evento sportivo che finalmente dopo tanto fa tappa a Avezzano e una manifestazione Marzicaland che ha ormai nelle vostre aspettative una proiezione nazionale. Sì, il Giro d'Italia ritornerà qui ad Avezzano e sarà un punto importante per tutto il nostro territorio marsicano. Abbiamo ottenuto questa tappa grazie anche alla sinergia che c'è stata con le associazioni del territorio, le associazioni ciclistiche e anche altre associazioni culturali che volevano che il Giro d'Italia tornasse in città, anche grazie a Mario Quaglieri che si è fatto promotore di questo intervento. E poi su Marzicaland sarà un successo, sarà il festival dell'agricoltura. Noi nella nostra Marsica produciamo il 30% del PIL, vogliamo che questi prodotti a chilometro zero vengano riconosciuti un po' in tutta Italia, come già avviene, e soprattutto creare un brand di Marsicaland, ecco come l'abbiamo chiamata, che riguarda soprattutto una serie di eventi
collegati ai prodotti dell'agricoltura per poter essere il punto di riferimento e soprattutto l'immagine di Avezzano e della Marsica nel mondo. Sindaco, un tema che ha sottolineato molto in conferenza stampa e ha fatto capire come le sta a cuore particolarmente è la parte relativa all'Avezzano più antica, quella che è stata interamente distrutta dal terremoto. Lì metterete mano a degli interventi molto significativi. Ce li può spiegare in dettaglio? Ma innanzitutto abbiamo intercettato un contributo per il progetto che è stato già realizzato di circa 400.000 euro. Parte questo progetto dalla ridefinizione e risistemazione della piazza storica di San Bartolomeo qui ad Avezzano, la cosiddetta collegiata, che transita e arriva fino al castello Orsini Colonna, poi attraverso una sopraelevata svalica l'incrocio e passa a Piazza Torlonio per poi entrare nel Parco Torlonio. Un intervento stimato in circa 3 milioni e mezzo e che realizzeremo, partiremo sicuramente per la realizzazione già dalla prossima estate. La zona nord con il nuovo municipio, le cui gare sono già partite e che spero che possano iniziare i lavori già dalla prossima primavera. Non sarà solo la rimessa a disposizione della zona nord, di un quartiere molto molto importante della città di Avezzano, della sede del municipio e di altri uffici, ma sarà anche un quartiere aggregativo dove ci saranno piazze e altre attività, quindi da sviluppare e da rendere importante quel quartiere. La zona centrale con l'isola pedonale su Corso della Libertà e parte di via Corradini, le tre importanti visioni che andremo a realizzare partendo entro quest'anno e finendole prima dell'estate del 2015. E ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. C'è una casa, anzi una casetta per tutte quelle lettere d'amore di coloro che hanno paura di un rifiuto, per tutti quei pensieri mai imbustati, per tutti quei sentimenti mai messi nero su bianco, per tutte quelle emozioni mai trasformate in parole. Si tratta della cassetta delle lettere d'amore perdute che verrà inaugurata il prossimo 14 febbraio, giorno di San Valentino a San Benedetto in Perillis. L'idea è stata partorita però da Popoli, dalla mente di Paolo Fiorucci, al secolo il libraio di notte. Le lettere potranno essere imbucate in forma anonima. Le più belle, quelle che colpiranno il libraio di notte, verranno pubblicate sulla pagina Facebook dell'ideatore. www.ondatv.tv, il nostro sito internet che vi invito a visitare per essere aggiornati su tutte le notizie. Ebbene, noi ci fermiamo qui. Grazie per essere rimasti con noi. Una buona serata.